Occhiali per la realtà aumentata, il primo caso, meglio il primo prototipo in tutta Italia, arriva dalla Sardegna e da Cagliari, insieme a un giovane, Christian Mulas, che insieme a suo fratello Jonathan e altre due persone, ovviamente laureate e competenti, ha realizzato il prodotto, l'oggetto che tiene adesso in mano. Raccontaci di più in sintesi. Esatto, noi siamo due giovani laureati in odontoiatria, io ho 23 anni, mio fratello 25, e quando stavamo facendo il nostro tirocinio universitario ci siamo resi conto che alle persone non piaceva andare dal dentista. Come siamo appassionati di tecnologia, abbiamo detto cerchiamo di integrare una nuova tecnologia per fare in modo che i nostri pazienti stiano meglio. E di conseguenza abbiamo voluto realizzare un software di realtà aumentata, che è l'app Hypnos, e unirli a questi occhiali di realtà aumentata prodotti da Epson. E dopo varie ricerche, concorsi di imprenditoria vinti a livello nazionale, esperienze internazionali a San Francisco e Boston, siamo riusciti a mandare avanti questa iniziativa imprenditoriale fino a realizzare un primo prototipo e a mettere in commercio un primo dispositivo in Italia con lo studio Rena Calvino. Cosa permette di fare? Attraverso il dispositivo i pazienti possono navigare in internet, possono vedere replay di sport, film, documentari e possono anche parlare con il dentista. Quindi sappiamo tutti che quando si va dal dentista i pazienti non possono comunicare bene perché hanno appunto gli strumenti e le mani in bocca, non possono usare la bocca. E di conseguenza, usando questi occhiali di realtà aumentata, il paziente può selezionare tra diverse frasi, ad esempio sì, no, aspirami la saliva o ho bisogno di una pausa, e attraverso questa cassa Bluetooth il paziente potrà comunicare con il dentista. Un prototipo assolutamente tecnologico, e per il costo è rivolto prevalentemente agli studi medici. Ricordiamo il costo. Esatto. Il costo del prodotto dipende anche molto dallo stato in cui stiamo vendendo, eccetera, eccetera. Quindi noi per il momento in Spagna e in Italia stiamo vendendo questo prodotto nel giro delle migliaia di euro. E in Italia e in Sardegna? E in Sardegna uguale.